Allora, qui c'è un vecchio amico, carissimo amico, lo conoscerete tutti perché è uno dei due animatori, soci animatori della Ghironda di Celle Ligure. Stasera in veste di promoter qua in amicizia tramite da Joe, che è un mio carissimo amico, dove io comunque ormai è un anni che bevo la sua aloe speciale. Oggi in questo evento infatti abbiamo proposto questo tipo di aloe mischiata con dei succhi, che in realtà va giù, diciamo, con un drink normalissimo, ma in realtà ha praticamente dentro tutte le vitamine che l'aloe prevede. Ecco. Quindi comunque un energetico che al mattino, ecco, potrebbe anche sostituire una colazione sana. E può essere anche utile dopo che nel tuo pub si passa dagli eccessi di pints, di pinte di birra. Può essere un momento di pausa, di riflessione. Esatto, quindi è anche macchina, certo, quindi un prodotto alternativo quando la serata comincia a essere in fase calante e bisogna prevenire, diciamo, tutte quelle cose brutte che si vedono scritte sui giornali, si vedono in televisione. Questo proprio ricostituente, perché è ricco di vitamine e rigenera appunto. Quindi ridrata invece l'alcol, disidrata, quindi è una cosa che già ti dà un'altra lucidità nel momento in cui decidi di abbattere. In amicizia con gli amici prima di ripartire, fai ricarico di energia. Insomma, il consiglio è detto da una persona che fuori ombra di dubbio ha sempre dimostrato di essere un buon padrone, cioè un buon gestore di locale, quindi... Sì, come consiglio sempre a tutti, il divertimento prima, ma la salute anche. Certo, allora facciamo di nuovo... Ecco, spiegaci gentilmente dove siamo, dov'è che stiamo facendo questa cosa. Siamo a Savona, al Nubila Caffè, dove c'è questo meeting, dove... Adesso Joe e i suoi ragazzi ci spiegheranno tutte le proprietà di questa pianta, che ne sapranno sicuramente più di me, che sono più sul reparto birre. Ho capito, loro saranno più tecniche, più daranno dettagli diversi appunto sulle proprietà di questa bevanda, che fra l'altro all'estero è molto più conosciuta ed è molto più in voga che in Italia. Infatti dicevo prima alla tua collaboratrice che io ho un'amica che fa questo lavoro a Nottingham con discreti risultati, anche perché appunto là il problema dell'eccesso di abuso di alcolici lo sentono molto di più da noi che da noi, quindi stanno cominciando a ripiegare su bevande un pochino più umane, come direbbe Fantozzi. Va bene, allora questo è stato l'intro, vediamo. Ci vedremo ad ascoltare i ragazzi cosa ci racconteranno di questa pianta fondamentale. Che si trova, cioè dove viene raccolta questa pianta? Questa pianta viene raccolta praticamente la miglior pianta, perché è una pianta comunque che ha bisogno di tanto sole, viene raccolta praticamente nella parte dell'equatore, dove praticamente raggiunge almeno... Quindi una pianta tropicale in buona sostanza. Tropicalissima, ma soprattutto deve avere queste caratteristiche di prendere tanti giorni di sole all'anno per appunto ricevere i benefici. Ah, per arrivare a un grado di maturazione e sviluppare, esatto, tutte le proteine, enzimi che sono tipiche di questa coltivazione. Questa è la prima, il numero zero di iniziative che seguiranno sui generis, o rimane un fatto isolato? No, questa è la prima di gruppo che è entrato adesso in Italia, un gruppo forte, quindi vuole spingere anche perché il prodotto è uno dei leader, diciamo. Sì, certo, all'estero, come dicevo prima, è molto più diffuso, molto più bevuto. Va bene, allora adesso ci sentiamo ad ascoltare i ragazzi. Vedete questo, se vi interessa vi faremo sapere, ci saranno altre occasioni, sarete, certo, dei nostri come riferimento. Comunque avete una pietra miliare della... Tra l'altro l'altra sera ho visto quello stinco di maiale, adesso purtroppo le mie condizioni economiche non mi permettono, però me le sono mangiato con gli occhi. Beh, i ragazzi di Moggio mi hanno offerto l'hamburger, che sempre è hamburger. Però la prossima volta vedo che, diciamo, è molto interessante il discorso del fast food, ma nello stesso tempo per gente della mia età, anche che ormai hanno passato la cinquantina, l'hamburger is once upon a time, una cosa di tempi andati, no? E quindi se la serata è giusta, che l'umore è giusto, che vale la spesa, uno magari invece che l'hamburger dice no, adesso mi mangio qualcosa, non so, in un ristorante, non mi costa come un ristorante, ma la qualità ho visto chiaramente che era forse migliore di tanti ristoranti. Va bene, see you next. E dopo inquadrerò anche i tuoi collaboratori. Ci vediamo dopo. See you later. Thank you very much. Ciao a tutti, grazie.